Bentornati amici di Smart Revolution. Oggi vi proponiamo un video diverso dal solito perché siamo riusciti ad intervistare telefonicamente Pablo Trincia, un personaggio che sicuramente conoscerete, giornalista, ha collaborato con la trasmissione Servizio Pubblico di Michele Santoro, è stato protagonista ed è protagonista di una web series dedicata al traffico di droga, Toxic City, una web series di grande successo, ma soprattutto è stato uno degli inviati del programma televisivo Le Iene di Italia 1, anzi in assoluto uno degli inviati più apprezzati di questa trasmissione. Alcuni suoi reportage sono infatti rimasti nella storia della televisione. Pensiamo al reportage relativo alla guerra in Siria oppure a quello dedicato al traffico di stupefacenti dei cartelli messicani. Perché abbiamo deciso di raggiungere telefonicamente Pablo Trincia, o meglio, perché abbiamo deciso di intervistarlo? Beh, come sapete, Smart Revolution è un progetto che ha una matrice universitaria e noi nei nostri seminari didattici ci siamo occupati di quello che è stato l'impatto della Smart Revolution, quindi di questa rivoluzione smart portata dai dispositivi mobili, nei vari settori appunto che sono stati interessati, fra cui proprio il giornalismo. Ora, Pablo Trincia ha cominciato la sua attività a cavallo, diciamo, di questa rivoluzione smart, cioè ha di fatto vissuto l'arrivo dei dispositivi mobili all'interno della sua professione e quindi chi meglio di lui poteva darci degli spunti interessanti su come effettivamente il giornalismo è stato cambiato, è stato modificato da queste nuove tecnologie smart. Ora io, prima di lasciarvi all'intervista, vi consiglio di ascoltare l'intervista tenendo aperto anche l'articolo che io vi ho preparato e che vi inserisco nell'info box del video, dove abbiamo riscritto integralmente l'intervista che abbiamo potuto fare a Pablo. Questo perché chiaramente, avendolo raggiunto telefonicamente, magari alcuni punti possono essere poco chiari, diciamo, magari non si sente benissimo. Vi posso dire comunque che in generale l'intervista si sente bene, però effettivamente ci sono alcuni punti che magari non si sentono benissimo e l'articolo scritto vi può ovviamente aiutare in tal senso. Bene, io vi lascio all'intervista e noi ci vediamo dopo. La prima domanda che noi ti volevamo porre è se effettivamente è cambiata la professione del reporter con l'introduzione di queste nuove tecnologie, in particolar modo smartphone e tablet. Diciamo che per risponderti bene dovrei fare il paragone con il periodo precedente a questa nuova, diciamo, ondata di strumenti. Sì. Che io in realtà non ho proprio vissuto, perché comunque ho cominciato quando, sì, ho cominciato nel 2003, quindi non c'erano ancora magari gli smartphone, ossia non si erano ancora così sviluppati, però sì, sicuramente è cambiata, ha rivoluzionato completamente il modo di fare questo mestiere, perché adesso tu ti trovi in macchina magari che stai andando a fare una roba al volo e non hai tutta una serie di informazioni perché non hai avuto tempo di prepararti, hai bisogno di informazioni in più, hai bisogno di una cosa in più al volo, una conferma in più o di un aggiornamento in più, e questo ovviamente ti dà il modo di accedere a tutta una serie di contenuti in tempo reale, quindi ha radicalmente, certo, cambiato il nostro lavoro e lo ha, però non, questo non vuol dire che lo abbia necessariamente migliorato, perché tu puoi anche avere a disposizione tutti i mezzi del mondo, ma se sei un coglione il lavoro continuerai a farlo male, cioè è comunque la curiosità della persona che fa la differenza, non solo, certo, nei mezzi né niente, cioè tu puoi non avere un tablet, puoi non avere internet, puoi non avere uno smartphone e lavorare molto meglio di uno che ha tutto questo, quindi in realtà sì, ti facilita il lavoro ma non garantisce necessariamente una migliore qualità. Senti, infatti la nostra seconda domanda era proprio relativa ai paradigmi classici del giornalismo, cioè per intenderci, non lo so, Montanelli che andò in Norvegia e in Finlandia durante la seconda guerra mondiale munito solo di carta e penna, quanto resta del vecchio giornalismo oggi, anche se magari tu hai cominciato nel 2003 quindi non l'hai vissuto in primissima persona? No, però vabbè, mi sono comunque formato sui libri non di Montanelli ma di Terzani, di altri, insomma di Kapuscinski, ovviamente stiamo parlando di un'altra epoca, di un altro periodo storico in cui come dire, c'era un interesse diverso, c'era un approccio diverso. Oggi come
No, parlo in generale anche perché so che comunque tu hai lavorato anche all'estero. Ma in generale non si può fare perché in America, per esempio, quel tipo di giornalismo ancora si fa, anche se magari in modo un po' diverso, perché comunque si è adattato ai tempi, ma in altri paesi del mondo questo tipo di giornalismo si fa. In Italia lo hanno sempre fatto in pochi e quei pochi sono diventati famosi Certo. perché lo facevano solo loro. Quindi diciamo che non, in Italia siamo sempre stati molto di serie B da questo punto di vista. Io credo che sia un giornalismo di serie B, purtroppo. E infatti, in tal senso, vabbè, sicuramente saprai della scomparsa di Umberto Eco di qualche giorno fa. Una delle sue, diciamo, frasi, citazioni più famose è stato che appunto il social, il web ha dato parola a legioni di imbecilli. Effettivamente, secondo te, il fatto che oggi il giornalismo si faccia molto attraverso i social, attraverso la rete, effettivamente. Questo può seppellire il buon giornalismo. Io, fra l'altro, leggevo proprio sulla tua bacheca Facebook, mi pare ieri, che effettivamente tu lamentavi che su un sito come il Corriere.it ci fossero ieri tre articoli dedicati alla questione di Petaloso. Sono le teste di cazzo, Ah, cioè, ecco. dipende da come tu la usi la tecnologia, cioè tu la puoi usare benissimo, la puoi usare malissimo, appunto, puoi usare a tuo vantaggio oppure puoi seguire invece i flussi di quello che è più cliccato, più likeato, che funziona, che va di più per costruirci dei trend totalmente inutili, cioè inutili dal punto di vista giornalistico, poi magari dal punto di vista commerciale ti sono sicuramente utili, però come dire, stiamo parlando di due sport completamente diversi, per Certo. cui in realtà sta come tu usi i social network, tu usi la tecnologia, tu usi qualsiasi cosa, non è la mentalità purtroppo che manca da noi. In Italia questa mentalità non c'è, non c'è il piacere del racconto, il piacere della scoperta, non, tutto questo manca completamente, non lo dico per fare quello che sputa sull'Italia, non me frega niente, capito? Cioè, Certo. dà da mangiare il fatto di parlare male del mio paese, Sì, no. però sicuramente abbiamo purtroppo, siamo vittima, cioè lo so perché sono anni che faccio questo mestiere da freelance e so come si ragiona, so quello che funziona, so quello che non funziona e noi siamo purtroppo o per fortuna in certi casi molto indietro, per fortuna perché poi chi invece ha accesso ad altro tipo di contenuti e ha avuto la fortuna di studiare fuori e avere una cultura un po' più ampia e di avere magari degli orizzonti un po' più ampi, riesce a ritagliarsi uno spazio proprio perché nel paese dei ciechi l'orbo è re, come si dice, no? Certo. Guarda, scendendo invece un po' più nel particolare, no? Io come ti avevo scritto su Facebook, ovviamente noi ti seguiamo, io personalmente ti seguo da tanto tempo. Tu hai fatto dei reportage in zone particolarmente difficili, penso al reportage in Siria, penso al reportage sulla droga dei cartelli messicani. In quei contesti, quanto è difficile, quanto è stato difficile il tuo rapporto con la rete, con le tecnologie smart? Cioè, innanzitutto se ti ha aiutato e in secondo luogo se effettivamente è possibile utilizzare in quei contesti le nuove tecnologie, ma oppure bisogna ritornare a fare un giornalismo un attimino più classico. Mi ricordo che avevano bombardato in quel periodo alcuni ripetitori per cui non c'era completamente campo, non c'era modo di chiamarsi, Sì. però quando c'era del wifi o quando eri vicino al confine con la Turchia potevi prendere il network turco, allora ci si collegava. È sempre utile, cioè nel senso avercelo ovviamente è sempre meglio perché che ne so, torni a casa la sera, ti controlli una cosa in più, ti trovi un articolo in più, trovi uno spunto in più, trovi un Certo. video, trovi un reportage che ha fatto qualcun altro, cioè comunque direi, ripeto, se usi bene, si torna sempre al solito discorso, se usi bene la tecnologia ti può essere assolutamente utilissima. Io adesso mi sto documentando per preparare tutta una serie di lavori, una serie di servizi, eccetera, e ovviamente se insomma ho accesso attraverso, io utilizzo molto YouTube per esempio, perché così guardo molto anche quello che è stato fatto, quello che è stato andato in onda, quello che no? Cioè, mi Sì. documento su due fronti, sia sullo scritto che sul video.
Sì. Diciamo il mio obiettivo nella vita è fare quello, no? Cioè essere, il mio sogno è riuscire a fare podcast e fare un tipo di racconto più radiofonico, quello per me sarebbe il plus ultra. Beh, effettivamente è una visione per certi versi vicina anche ad alcuni colossi del settore. Per esempio Apple effettivamente è un'azienda che punta molto sul concetto di podcast, penso all'ultimo servizio Apple Music. Mi sto rovinando il podcast, cioè giuro, passo un'ora, 2 ore al giorno ad ascoltarmi programmi americani, sì, di narrazione, eccetera, che sono assolutamente fantastici, che veramente ti fanno capire come se le cose le sa raccontare può anche stare 3 ore a parlare al microfono senza musica, senza effetti sonori, senza cazzate, sì, senza ascolti, senza problemi. Per cui in realtà, cioè, questi ormai internet, la tecnologia così, ci sono ovunque, c'è accesso ovunque, non credo che esistano zone, sono pochissime, sono sempre meno le zone, cioè si riducono ogni giorno le zone, sì, dove non c'è accesso alla rete. Io mi ricordo nel 2000 andai in India e nel 2000 c'era veramente internet dappertutto, poi magari in alcune città andava più lento, era più difficile, c'erano i blackout, però stiamo parlando di 15 anni fa, capito? Perché certo, già questa, e adesso come adesso è così, cioè ovunque vai c'è un wifi, ti connetti, ormai è praticamente dappertutto, per cui anche questo sì, si può usare e sì, è assolutamente sempre più utile avercelo che non avercelo. Quindi effettivamente tu nei tuoi reportage ti è anche capitato di vivere come dire l'introduzione di queste tecnologie nei paesi in via di sviluppo, tu mi parlavi per esempio dell'India addirittura nel 2000, quindi tu effettivamente hai vissuto in questi paesi nei mesi magari in cui sei rimasto per il reportage l'introduzione di queste tecnologie. Noi che affrontiamo la questione da un punto di vista anche economico, perché come ti dicevo è un progetto universitario della facoltà di economia, effettivamente uno tra i mercati più importanti dell'espansione di smartphone e tablet ci sono proprio i paesi in via di sviluppo, quindi tu hai vissuto in maniera diretta questa esperienza. Ma guarda, io mi ricordo che qualcuno, poi sicuramente adesso non saprei dire esattamente quale azienda, non mi ricordo se, se controlli, forse questo è interessante, qualche anno fa, sì, addirittura a Nokia, sì, questo lo trovi sul New York Times, c'è un articolo sul New York Times Magazine, forse un po' di anni fa, uscì un articolo che parlava della Nokia che aveva assunto un laureato in antropologia, sì, un ragazzo laureato in antropologia che mandava in giro per i villaggi del Ghana per fare una survey per capire come il mercato, per capire che tipo di cellulare avrebbero voluto gli abitanti di una zona sopraffollata della capitale del Ghana. Sì, perché come dire, anche è uno strumento anche per loro che ti permette di risparmiare tantissimo tempo, di fare di evitare di spostarti, di chiamare, di chiedere, di avere informazioni in tempo reale, per cui è uno strumento eccezionale che ormai è entrato in tutte le case. Io ti ripeto, cioè, anche in paesi poverissimi dove la gente vive nella baracca, però c'è magari lo smartphone, in certo, Africa è difficile trovare gente che non abbia anche solo un cazzo di telefonino di 4-5 anni fa, perché oramai veramente ce l'hanno praticamente tutti. Senti, sì, cioè, ti faccio le ultime due domande. Allora, innanzitutto nel nostro progetto, accanto appunto all'università, c'è anche un'azienda che sviluppa software di e-learning, che è OSEL SRL. La nostra domanda è proprio relativa all'e-learning, cioè se nel tuo processo di formazione nel diventare giornalista effettivamente ti è capitato di seguire dei corsi di formazione a distanza, magari fruibili anche attraverso gli smartphone, i tablet, se effettivamente pensi che in futuro la formazione del giornalista come professione possa effettivamente avvenire attraverso la tecnologia dell'e-learning. Ormai c'è
come dire, la formazione te la fai su internet. Io mi formo su internet, io sono cresciuto su internet, nel senso che tutto quello che ho imparato attraverso le cose che ho trovato sulla rete, i documentari. Io ormai lavoro decine di documentari, pezzi che trovo in rete, piuttosto che tutorial, non tutorial tanto, cioè non lezioni, però per esempio se guardi c'è la TED, non so se conosci la TED, Taranto, Empoli, Domodossola. Tu parli sempre per quanto riguarda i documentari, giusto? No, TED sono quelli che fanno in America, che hanno sviluppato questa società che organizza conferenze, che organizza delle lezioni monografiche, non so, cioè tu. Ah sì, mi pare, mi pare di aver visto qualcosa nell'Apple Store, proprio nella sezione c'è iTunes Education. Sì, un'app. Tu puoi far candidarti, andare lì, presentare un'idea originale, devi presentare un modo originale di. Devi presentare un'idea originale, di qualsiasi tipo. Devi saperla esporre esercitando diverse volte, ti fanno fare tutta una serie di passaggi, per cui a un certo punto tu ti presenti davanti a questa platea e la esponi in maniera assolutamente perfetta per 15-20 minuti. Tutte queste cose qua, anche se ovviamente non è un considerato e-learning, non è che ci sei in contatto con un tutor dall'altra parte, certo, della telecamera, che però, come dire, è la rete che, cioè, impari tutto lì, io ho imparato tutto lì, certo, cioè non ho fatto né la scuola di giornalismo, né corsi, né master, né niente, mi sono andato a prendere le cose lì, perché guardando quei film, quei documentari, quegli speeches di persone, quelle cose, ti formi con quello, per cui certo. Siamo giornalisti, il nuovo millennio, non so se la parola, perché usiamo quello come luogo dove apprendere. Poi, sai, tu mi chiedi, potrà essere sicuramente un trend? Sì, sicuramente lo sarà, non so a che livello, certo, non ti so rispondere, però è tutto, oramai si fa tutto lì, si fa tutto online, sarà spesa online. Guarda, un'ultimissima domanda, proprio nella logica dei social di cui parlavamo prima, tu effettivamente hai girato un video su YouTube che è diventato davvero virale, che è quello in cui parli, dimostri tutte le lingue che riesci a parlare, un video per cui fra l'altro ti invidio da morire, quindi ti chiederei se magari è possibile farci un saluto in una di quelle lingue particolari. Io stavo vedendo prima il Wolof, non so se si pronuncia così. Sai che adesso tra l'altro mi metto, adesso te lo faccio senza problemi, mi stai mettendo in crisi, perché in questi tre giorni ho ripreso in mano lo Swahili, perché sto per partire per... Ce lo vuoi fare in Swahili? No, vabbè, se vuoi te lo faccio in volo. Sì. Però praticamente quando studi le lingue, sì, ne stai studiando uno tanto, giorno, notte, studi, certo, immagino. A prendere un'altra che non avevi considerato, aspetta, di Swahili, vai in Swahili. Na Salimir, Rafikiot, Kwasababu, Penda Kusema, Kwamba, Musana, Kujua, Na Kusoma, Internetti, Kwasababu, The Future, Nietu, Na Yao, in pratica ho detto che sono contento di parlare con voi, perché è importante studiare il fenomeno di internet, perché è un fenomeno del futuro, e fai il tuo lavoro, quello che tu fai è ottimo lavoro. Perfetto. Guarda, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Vi lascio con un detto di Bari, che è ci scuto in giro, un bacio te vedo. Sei diventato il nostro idolo assoluto con questo, con quest'ultima frase. Allora, senti, bene, Pablo, ragazzi, io ti ringrazio, ti manderò nel messaggio privato della pagina di Facebook il link all'articolo con il video che realizzeremo, così poi te lo puoi andare a rivedere. Grazie ancora. Ciao ragazzi. Ciao, buon lavoro. Ciao.
Bene, come avete potuto sentire, Pablo Trincia ci ha dato degli spunti davvero molto molto interessanti in questa intervista. Effettivamente è evidente come i dispositivi smart, i dispositivi mobili in particolare, abbiano in qualche modo modificato il mondo del giornalismo da entrambi i punti di vista, cioè sia da un punto di vista della fruizione dei contenuti giornalistici, sia per quanto riguarda il modo in sé per sé di fare giornalismo e quindi il mestiere del giornalista. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a mettere un like, se appunto il video vi fosse piaciuto, a condividerlo e ad iscrivervi al nostro canale YouTube, così da aiutarci a potervi fornire contenuti sempre più di qualità. Colgo l'occasione per ringraziare Pablo Trincia perché è stato davvero molto molto disponibile e poterlo intervistare, ci ha fatto veramente piacere perché è stata davvero una chiacchierata molto molto interessante. Io vi do appuntamento ai prossimi video, alle prossime recensioni e alle prossime interviste e la Smart Revolution continua.